Sì, grazie Presidente. Allora, raccolgo con piacere tutte le osservazioni degli altri gruppi, anche quelle del Vicepresidente Pigliumeni. Purtroppo, il Presidente lo potrà confermare, quando abbiamo depositato la delibera ci siamo trovati ad incontrarci soltanto io e il Presidente. In quel periodo era un periodo in cui ovviamente eravamo già tutti chiusi in casa, usciamo molto poco, quindi la raccolta delle firme l'abbiamo fatta noi fra noi, quindi assolutamente non volevamo estromettere gli altri dal lavoro, ma mi preme precisare che è un lavoro diciamo prettamente del segretariato, se andiamo a vedere perché abbiamo semplicemente trasposto con qualche aggiunta in più sulla base dell'esperienza quello che era la disposizione presidenziale numero 5, di cui ringraziamo ovviamente gli uffici e il segretariato, non solo per il lavoro che hanno svolto per l'ufficio di presidenza quando approvavamo appunto le disposizioni presidenziali per consentire all'Aula di continuare a lavorare, ma anche per il lavoro che svolgono adesso, che purtroppo viene effettuato ancora in presenza, ma immagino perché hanno gli strumenti più adatti in Campidoglio per poter supportare il Presidente in questa avventura, diciamo così. Quindi è tutto diventato più difficoltoso anche per noi, come potete vedere. E ribadisco assolutamente a chiare lettere, lo sottolineo, l'eccezionalità di questo strumento. Siamo in una situazione emergenziale, questo strumento viene utilizzato per consentirci di lavorare e nel futuro, quando usciremo, spero presto, dall'emergenza, questo strumento dovrà essere utilizzato soltanto per i presupposti indicati nell'articolo che stiamo inserendo, che sono chiariti e ben definiti. Quindi non ci saranno margini di discrezionalità sull'utilizzo di questa modalità in audio-videoconferenza, bensì soltanto i presupposti indicati appunto nell'articolo che inseriamo. E che altro? Dobbiamo comunque in tutto ciò essere contenti di essere arrivati a questo risultato, perché ci siamo arrivati tutti insieme, tramite la Capigruppo, tramite l'Ufficio Presidenza, tramite l'Assemblea Capitolina tutta e grazie anche agli uffici che ci hanno coadiuvato e aiutato, anche per quanto riguarda l'inserimento del voto elettronico. Non so se vi ricordate, all'inizio andavamo per appello nominale. È vero che il voto elettronico non è diciamo, un meccanismo velocissimo, ma sicuramente è più veloce di un appello nominale. All'inizio eravamo addirittura in quelle condizioni, quindi dei passi in avanti li abbiamo fatti. Risponderei alla consigliera Montella che ho presentato un emendamento, che poi lo vedremo, insomma, per quanto riguarda la possibilità, sempre questa, sempre residuale, sempre molto diciamo da prendere con le pinze, quindi da non utilizzare in maniera spropositata e strutturale, che è quella dell'inserimento di una possibilità per la videoconferenza mista. Questo è un mio emendamento che ho elaborato ovviamente anche con gli uffici che ci hanno aiutato appunto con le disposizioni presidenziali, perché in questo momento in cui abbiamo anche diciamo una differenziazione di colori, chiamiamole così, tra zone gialle, arancioni e rosse, forse inserire un piccolo spiraglio per la modalità mista ci consentirà di avere un'immagine in più. Però ovviamente, ecco, io auspico assolutamente che si torni presto in aula e di tornare in aula tutti insieme a svolgere il dibattito politico e democratico come sempre è stato, e ripeto, questa deve essere assolutamente una possibilità emergenziale e assolutamente eccezionale di conduzione dei lavori. Grazie.